Sono diventato uno spaventapasseri umano. Di che cosa si occupa? In questo periodo principalmente di intercettare i fenicotteri. Sino a pochi anni fa questi fenicotteri erano una cosa meravigliosa da vedere, li cercavamo per immortalarli. Adesso purtroppo sono diventati il nostro incubo. Nelle campagne della Sardegna è nata una nuova figura professionale, quella degli operai incaricati di inseguire e far fuggire i fenicotteri. Gli uccelli più belli del Mediterraneo nelle campagne della provincia di Oristano sono in lotta con i contadini. Per far crescere il riso bisogna allagare i terreni e gli uccelli scambiano i campi per piccoli stagni. Planano qui di giorno e di notte e in poche ore devastano le colture. Per questo gli agricoltori hanno organizzato le ronde con operai assunti appositamente. Abbiamo appena finito un turno di notte qui nelle risaie. Cosa avete fatto stanotte? Vabbè, stanotte abbiamo mandato via circa 3-4 gruppi di 300 fenicotteri dalle risaie. Fortunatamente siamo riusciti a intercettarli e a vederli. Ma che cosa fanno nello specifico i fenicotteri sulle risaie? Cercano dei microorganismi, dei crostacei che si trovano all'interno della risaia, quindi sono gli utili di queste specialità e quindi alla fine fuggono in mezzo al terreno, sotterrano il riso e alla fine il germoglio va giù e niente, il riso rimane sotto, sembra che è passato un rullo sopra e non lo c'è più. Quante ore di lavoro per inseguire gli stormi? 12 ore. Persino durante la notte? Soprattutto durante la notte. Da anni i contadini dell'Oristanese lanciavano l'allarme, ma ancora non si è fatto un piano per prevenire l'invasione delle risaie. I tanti studi finanziati dalla regione sulla fauna selvatica non sono serviti e nelle campagne è iniziata la guerra ai principi delle lagune. Non c'è l'interesse al problema e la volontà politica innanzitutto di prendere in mano la situazione e di capire quali possano essere le soluzioni per limitare la dimensione del problema. Sembra quasi un paradosso che una specie che era il vanto di questa regione si stia trasformando in un problema. Quindi i contadini un po' di ragione ce l'hanno? Ma certo che ce l'hanno, in questo caso del riso ce l'hanno. Però questi danni andrebbero mappati, rilevati con i GPS, fatto uno studio sui movimenti dei fenicotteri. Nella sua azienda quanto sono ingenti i danni? Non riesco a quantificarli, ma 4-5 ettari non ci sono più.